vi faccio una profezia. Su che base? Sulla base di quanto io ho visto scritto sulla Bibbia, espresso dal mio nome e da tutti i segni che sono accaduti sia nella Bibbia sia nei miei dati. La profezia è questa. Il giorno 14 settembre, che sta per venire, io centrerò i 6 numeri dell'Enalotto, del Super Enalotto. Vincerò un jackpot che servirà per salvare il mondo, perché ho già fatto sapere ai governi come ottenere l'energia pulita e non mi ascoltano, perché quello che io per un percorso assolutamente nuovo rivelo gli sembra fantascienza. E allora con queste risorse dovrò essere io a organizzare la ricerca per l'energia pulita e donarla all'umanità, salvandola da quella imminente glaciazione che sta per accadere il 22 dicembre 2012, in cui per l'inversione dei poli magnetici della Terra si ridurrà di tanto il livello del calore interno alla Terra, che si congelerà completamente. L'agricoltura non sarà consentita e senza una risorsa come quella che io mi appresto a dare all'umanità sarebbe la morte di miliardi di persone non più capaci di poter sopravvivere grazie all'impedimento dell'agricoltura. Ecco, ora io vi svelo su quali indizi io sto profetizzando. Io mi chiamo Romano Amodeo, sono Ra. Amodeo, come Amon Ra, il dio del sole. A Fatima, il miracolo del sole preannunciò la discesa del sole artificiale sulla Terra, quella fusione atomica che avrei portato io, Ra. Ebbene, la fede che è ricominciata nel mondo quando Dio ha cominciato a parlare all'uomo è cominciata con Abramo, che, poiché Ab è il latino, ossia il romano da, e io sono Romano Amodeo, Ab, R, Amo, vuol dire viene da Romano Amodeo. Io figuro essere il padre che ha mandato il padre, e a riprova suo padre si chiamava Tera, ossia te, Romano Amodeo. Ebbene, quando accadde questo, tre pellegrini andarono a trovare Abramo e gli dissero: abbiamo saputo che su questo mondo stanno succedendo cose terribili, a Sodoma e Gomorra. Andrò e se non trovo 50 fedeli, 50 giusti, io li distruggerò. Abramo iniziò una trattativa, alla fine ne bastavano 10. I pellegrini, i tre pellegrini che figurano Padre, Figlio e Spirito Santo venuti in Ra, in Romano Amodeo, in quel tempo di Abramo, andarono a Sodoma. Lì trovarono Lot, il nipote di Abramo, che saputo dei pellegrini, andarono, li presero, li convinsero
a essere ospiti della loro casa, perché quelli erano posti nei quali sodomizzavano tutti. Ebbene, questi sono i tempi in cui ciò sta accadendo a me. Io sono sodomizzato da tutti, perché vivo nell'ambiente della Chiesa, sono usato per quel poco di buono che io posso fare secondo le idee altrui, ma non per quel grande che posso fare rispondendo al Papa che voleva conoscere il nuovo percorso verso Gesù Cristo. Quando di te si colgono le cose che secondo gli altri tu puoi dare, ma si trascurano bellamente tutte le cose grandiose che tu potresti dare, ti prendono per i fondelli. Questo è quello che sta accadendo ora, proprio a me. Un tentativo di sodomizzarmi. Ebbene, questo è quello che è scritto sul Vangelo, accadde in quel periodo. E Lot uscì quando i concittadini assediarono la casa, chiuse in casa gli ospiti comportandosi in un modo veramente super, perché mise a rischio la sua vita, e disse ai concittadini: non siate cattivi, non siate crudeli, abbiate amore per gli ospiti. Questo fu il super Lot, che proprio in quel momento fu quel super Enalotto che si sarebbe messo come estremo difensore eroico contro il tentativo di sodomizzare me stesso. Perché quando questa mia profezia accadrà, allora sarò preso sul serio. Fino a quel punto ciascuno continuerà a pensarla come crede, ossia: tu un profeta? Su via, ti rendi conto di che cosa stai dicendo? Bene, capito perché il super Enalotto è chi difenderà me, l'uomo, la terra, contro questo tentativo che l'umanità sta facendo di usare me per quello che secondo l'umanità io posso servire, e non per le cose grandiose come salvare la terra con l'energia pulita. Non con queste cose qui, no, con quelle che secondo gli altri io posso fare quel poco di buono, come cantare in coro, in chiesa, come altre cosette così minime. Quelle grandi no, quelle che io vorrei fare no. Ebbene, vediamo quali altri indizi. C'è Fatima. Fatima, ma prima ancora di Fatima, c'è Sodoma. Sodoma, la città pervertita, ha scritto nel suo nome che se si converte, ossia si legge in senso inverso, da Sodoma diventa Amod, ossia Amodeo, o esse, o Signore, o Salvatore. Quindi la conversione di Sodoma è la salvezza che può portare Amod. Gomorra? Gomorra, se a sua volta è convertita, diventa AR, ossia Amodeo Romano, Rom, ossia Romano, o G, o Geova, o Gesù, o Giove. Mettetela come volete. Una figura di Dio. Beh, Fatima è allo stesso modo, perché rovesciando Fatima, la Fatima dei tre segreti, capirete che i tre segreti erano la nascita e la venuta di Dio in un imbecille come me, che non ha proprio niente di divino. E quando dice: guardate che il padrone della vigna sono io, e lo sta dicendo non avendo nessuna di quelle credenziali che invece furono consegnate a Gesù Cristo, mentre causarono a Gesù la morte, perché uccidendo l'erede si sarebbero impossessati della vigna, me nessuno mi uccide, anzi tutti mi prendono sul serio, perché
ridono di me e dicono: come il padrone, tu sei solo pieno di aria. Bene, Fatima nel suo risvolto indica Am, ossia Amodeo, Ita, Italia, F, Felitto, il luogo in cui sono nato io. Ebbene, la Fatima dei tre segreti ebbe una indicazione da parte di Nostra Signora di Fatima, la recita incessante del rosario e la preghiera per la conversione della Russia. Questi dovevano essere i due rimedi contro il castigo di Dio. Ma il castigo di Dio, vedete, sono io. Dio che si presenta in me è un vero castigo, un vero castigato. Perché? È castigato in uno che ha la vocazione di salvare il mondo, ma è sodomizzato da tutti. È un vero castigo per Dio essere venuto dentro un personaggio di questo tipo come sono io. Ebbene, il rimedio non è quell'incessante preghiera del rosario, laddove abbiamo che Gesù disse: ma non state a perdervi in tante parole, dite il Padre nostro, basta questo. Quindi il segreto del rosario non sono le 50 Ave Maria e tutto il resto, no, sono il perenne ricordo futuro delle cose che io sto dicendo, proprio il mio personaggio portatore della parola di Dio. Io sto portando parole di salvezza. Queste dovranno essere il rosario, perché vedete, il rosario sono io, Ro, romano, Sa di Salerno, R, io, romano, io, il romano, Ro di Salerno. Ma c'è una indicazione ancora più preziosa, e qui veniamo e ci addentriamo al prossimo 14 settembre e al perché questo accade nel prossimo 14 settembre. La conversione della Russia, in verità, ha riguardato la conversione di mia nonna, Russo Maria Teresa, la quale fu violentata da mio nonno che voleva sposarla e che ha avuto l'accordo di suo padre a concedergliela, la chiuse in camera da letto e la stuprò fino a metterla incinta. A questo punto lei fu costretta a sposarlo e lo fece, e poi lo amò, si convertì all'amore per chi la aveva amata perfino con la violenza. Se abbiamo avuto dei santi che sono diventati santi per avere rispettato la purezza, è ancora più santo chi, avendo subito una violenza, finisce per amare il suo violentatore e per sposarlo, per farci poi altri 7 figli. Questo fece la Russo, mia antenata, che si convertì all'amore per il violentatore e lo sposò. Lo sposò un mese prima di mettere al mondo la figlia della violenza, Rosa, nata il 14 settembre, giorno di esaltazione della croce per la Chiesa Cattolica. Ebbene, Rosa, mia zia, poi con l'aggiunta di R, io, siamo il rosario, come l'insieme di chi ha patito la violenza, Rosa, il frutto stesso della violenza, della croce di sua madre, e R, io, il violentatore di Dio, quel personaggio nel quale Dio si è messo in croce veramente. Rosario, sono io nella croce di Dio assunta in me, che porta la salvezza, ma è umiliato da tutti coloro che gli dicono: Dio, tu, il padrone della vigna, tu che sei venuto qui senza esercito, senza credenziale, ma con tanta boria a dirci: padrone sono io.